Un buon successo di pubblico ha accolto al San Ferdinando la compagnia di Luca De Filippo, in scena per una settimana con la commedia Le bugie con le gambe lunghe, lavoro a marognolo dalle sfumature pirandelliane, scritto da Edoardo nel 1947. Durante una delle repliche alcuni ragazzi hanno fatto irruzione nel teatro, creando qualche agitazione fra gli addetti della struttura, un gesto a quanto pare di puro teppismo, che non ha tuttavia provocato l'interruzione dello spettacolo, pur sollecitando l'attenzione sulla sicurezza dell'edificio e degli spazi adiacenti. Parlando con la stampa, Luca De Filippo minimizza l'episodio, dissentendo tuttavia dalle scelte artistiche operate sul teatro, poco attenti alla realtà del quartiere. Se la programmazione fosse più adeguata, sostiene De Filippo, se fosse accompagnata da attività di formazione, laboratori teatrali, iniziative per i bambini, il teatro sarebbe meglio integrato nel territorio e ne migliorerebbe la qualità della vita. Il San Ferdinando è una nostra priorità, dichiara l'assessora alla cultura Antonella di Nocera, e stiamo studiando soluzioni per garantire un'apertura quotidiana, vissuta dalle persone del quartiere, che dovranno sentirsi i primi custodi del teatro. Sono certa, prosegue la dinocera, che troveremo solidali gli operatori teatrali e culturali per realizzare progetti di crescita culturale per questa zona. Ritengo possibile la rimodulazione di quei fondi europei che la regione ha attribuito alla Fondazione Campania dei Festival. La casa di Edoardo sarà il luogo da cui non si fugge.